Ciao a tutti, buonasera. Siamo in compagnia delle squadre Heineken e B-Consultancy e la partita si è conclusa con un punteggio di 4-1 per i B-Consultancy. Li faccio presentare. Ciro Zinno, Dona Maddaluno, Davide Rania, Luigi Cozzolino. Faccio presentare anche Silvestri Heineken, Fermino Castello, Francesco Castaldi, Renato Guerra. Allora ragazzi, un commento sulla partita. Checco, parla tu. Parla Checco. Abbiamo giocato male sotto ogni punto di vista, fase offensiva, anche difensiva, centrocampo non siamo stati proprio. Loro sono stati superiori, però certo non si può dire che l'arbitro non abbia influenzato la partita, a mio avviso. Bene, il portiere vuole dire qualcosa? Io penso che ci siano stati dei comportamenti scorretti e antisportivi, solo questo. Anche da parte dei giocatori o dell'arbitro? Non voglio dire da parte di chi, però riconosco anche che sono stati bravi. Sicuramente, perché la vittoria direi che è abbastanza netta. Allora ragazzi, un commento? No, vabbè, abbiamo giocato bene, faccio complimenti anche ai miei avversari che... Come sono diplomatici questi ragazzi. Nonostante diano il merito alla nostra vittoria all'arbitro, comunque abbiamo vinto lo stesso e questo è l'importante. 3 punti sono sempre 3 punti. E certo. Hai segnato tu? No, ha segnato... Chi ha segnato di voi? Tu, a chi li dedichi? Antonio Russo, Raffaele Liguori e basta la squadra, vabbè. Okay. La vittoria tu a chi la dedichi? A mia mamma. Bene. Tu? E io dedico i miei gol a Fabio Cioffi, un grandissimo. Tu? Io dedico i miei gol... Le tue parate? A Cecil. Ok, Cecil sempre presente. Come, scusa? Scusami, non ti ho fatto neanche presentare, ti chiami? Grande giocatore, Paolo Bagnale, non lo volevo proprio finire. Bene, non capisco. Certo, scusami. Arrivo a Francesco Castaldi. Bene, ringrazio. Grazie Napolano. Bene, come sono solidali questi ragazzi. È Natale, siamo tutti più buoni, alla prossima.